Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog barra chiacchiericcio, anzi più chiacchiericcio che vlog. Allora, oggi sono uscita e sono tornata a casa pochi minuti fa perché ho mangiato, ho fatto, vabbè, le solite cose che faccio a pranzo, ho pranzato un po'. E adesso mi ho guardato prima Beautiful, vabbè non era Beauty ma era Forum, poi Beautiful, vabbè Beautiful so che alcune di voi l'hanno quasi tutte abbandonate perché è un po' stufato e un po', anzi vi posso anche capire perché non è il massimo Beautiful, quindi vabbè, lasciamo perdere, se diamo bello pietoso e che dire. Stamane sono andata al medico per prendere delle cose, cioè per parlare un po' delle cose e fare insomma, per prescrivermi delle analisi del sangue perché non sto granché bene, ma vabbè, dettagli. E niente, cosa c'ho? Nulla di che, nulla di importante. A poi ve lo dirò più là, anche perché a me non mi va di parlare di tutto quanto con voi, però. Perché è vero che da quando io sono su YouTube potrei parlare di tutto e di più, ma di tutto quanto non ce la faccio proprio perché non sono così avanti su YouTube. Cioè ero avanti prima che avevo superato i 1000 iscritti, quando ero su YouTube che avevo altro canale, che non mi ricordo ma come si chiama, Meraglia Vaccale, sì, come qualcosa del genere. Adesso, siccome che non ho più 1000 iscritti, sto rifacendomi da capo il canale. Vabbè, ve lo potrei anche dire. Ho le mestruazioni che non stanno più andando bene come dovrebbero andare. Mi vanno e mi vengono come se non ci fossero domani. Voi dite, sì, il normale, no. Mi vanno e mi vengono piano piano e poi dopo 2, 3, 4 giorni già sono andate via. Non è normale, infatti. Vorrei fare una visita ginecologica perché c'è qualcosa che non mi torna, quindi c'è qualcosa che non va. È brutta vergogna dirlo qua, ma ragazze, siamo tre amiche. Se c'è qualche maschietto, pazienza, se ne faccio una ragione, ma che devo dire? Alla fine siamo esseri umani, siamo donne e anche gli uomini avranno le sue problematiche, no? Vabbè, no comment, diciamo per altro quello che ho detto, ma è la verità, anche gli uomini stanno male mettendo le corna e non stiano mai male, però anche i miei maschietti pensavo che a volte non starete bene, boh. Vabbè. E niente, dicevo io, volevo dirvi, sì, devo fare questa breve visita ginecologica e poi nulla, vi farò sapere a breve, anzi quando farò la visita. Se andrà tutto bene e se sono riuscita a capire cosa c'ho, perché ho il ciclo che non è stabile, perché il mio ciclo purtroppo prima era stabile, adesso purtroppo non è più, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, quando mai? E niente, oggi com'è andata? È andato bene, ma solo che, aspetta che vi faccio un attimo. Eccomi, allora vi dicevo, è andato tutto bene, solo che come vi dicevo, appunto, devo fare anche altri accertamenti riguardo la mia salute e poi niente. Comunque, oggi mi avete vestito allo stesso modo di ieri. Vabbè, ieri ho cambiato anche un'altra maglia, ho cambiato 100.000 per fare tanti video l'uno con l'altro. Piano piano vedrete anche il video make-up ASMR, vi avevo promesso, riuscirò a parlare, non lo so. Oggi mi ho fatto i capelli, mi ho lavato ieri tutti i capelli. Mi ho passato tanti trattamenti sul capello ricciolo che ho. Perché dovete sapere, perché faccio per la prima volta su questo canale. Io ho i capelli afro, tendente all'afro, sì, perché io mi sono crespi. Però sono anche tantissimo ricci e niente. Quindi faccio vari trattamenti per tenerli sempre così, solo che a volte non mi riesci a tenerli così perché dipende come me li spazzolano a volte le parrucchiere o altre persone. Cioè, da stendere un velo pietoso.
me li stendo, quando, sì, vabbè, scusate, quando me li pettino io e faccio io, diventano bellissimi, più o meno, siamo lì. Anche io a volte faccio pasticcioni ai capelli, ma ho scoperto che con la maschera di Garnier Ultra Dolce sto veramente andando bene, e me li ammorbidisce, me li tratta in un modo, mi fa un trattamento molto bello, ma anche e soprattutto l'anti-forfora di Fructis di Garnier, molto buona, sì. Quella è l'aloe vera. L'aloe vera è molto buona, mi piace tanto e soprattutto ve la consiglio. Sì, perché mi piace. Non fa il capello né ruvido né elettrico, nulla di nulla. Le dà un beneficio che non mi aspettavo, cioè lo rende più lucido, meno opaco e più fortificante. Come, sì, non fortificante, più forte che... Le leva soprattutto la forfora, che è quella che è importante, perché appunto io uso un aloe vera, shampoo aloe vera della Fructis, come si chiama? Antiforfora, sì, è quello, non riuscivo a dirlo, vabbè, mi stava passando di mente, però quello era. E poi, scusate se faccio così con le mani mai, perché così almeno... Così almeno niente, non lo so neanche cosa voglio dire, però vabbè, passatemi questo movimento delle mani, perché lo farò in ogni video, che davanti mi sa tanto, vabbè, niente. Poi cos'altro volevo dirvi? Chissà, questo video sarà uno stile ASMR, anche questo, credo, poi vediamo un po'. Posso dirvi che praticamente io oggi sto finalmente riuscendo a fare più video alla volta. Sono tutti messi privati perché, raga, capite bene che non voglio assillarvi troppo con tutti questi video fatti uno in giorno, quindi più li metto privati e poi li pubblico a seconda del momento che me la sento. Cioè, quando più me la sento, appunto. I video, quelli di pulizia, lo stesso li farò in stile sempre ASMR, se vi possono piacere, ma non tutti, perché alcuni appunto sono troppo rumorosi da sentire, e quindi preferisco, sì, vabbè, a parte quando voglio fare video di cucina, metterò qualche cosa per non sentirsi troppo il chiasso della cucina, però portate pazienza che riuscirò anche a... Bene, e niente. Per il resto, come sto? Per adesso sto benissimo. Però c'è un però. Però sono troppo contenta che finalmente mi ho accontentato per quanto riguarda i miei capelli. Me li ho lasciati mezzi raccolti e mezzi sciolti, perché so che piacciono un botto così. Ed ecco, vi accontentate. Che ne dite? Sì. Ah, poi piano piano dovrò prendere appuntamento con il dentista, perché devo fare dei lavori in bocca, perché si salvi chi può, e dico si salvi chi può, non ce la faccio più con questi denti, non mi fanno male, ma alcuni me ne sono scesi, ho rotto un dente, ma mangiando delle cose, sì, lo so, per l'amor di... Mi ha spaccato un dente, andare dal dentista in quel momento di pandemia non me la sentivo, e quindi ho detto, me li curo a risciacqui, mi lavo il dente dove è mezzo rotto e mezzo fracassato, perché si era rotto qualcosa in bocca, dei miei denti, quindi vabbè, sentite che faccio. Mi lavo un dente, lo disinfetto con un dentifricio e poi lo risciacquo più volte, più volte, più volte. E dopodiché ci passo il colluttorio per fare il triplo del risciacquo, così almeno il dente resta più pulito. Vedete? Eh sì. E per quanto riguarda appunto il dentista, devo prendere appuntamento per vedere altri denti,
Se sono cariati, se le è venuto un macello in bocca, nel senso, insomma, c'è da lavorarci in bocca, perché l'intenzione ti, come dire, ti metterò parecchio, perché come vedete questi denti davanti, vedrete, anche io ne ho i denti, devo sistemarli ragazzi, non c'è niente da fare, devo sistemare, quindi ecco perché questi denti qui sono messi così. Io li voglio mettere, per esempio, le dita che sono dritte. Vabbè, non fate caso a questo esempio stupido. Questi denti davanti, tutti questi sono di dritti, sì. Questi due no. Quindi voglio raddrizzare anche questi denti. Tutta questa filata qui li voglio raddrizzare perché non è messa benissimo, guardate. E quindi, che dire? Se riesco a raddrizzare questi denti, tanto meglio. E almeno la mia bocca mi ringrazierà perché ho risollevato il pensiero sia a mia nonna che anche a me stessa di aver messo un po' a posto la mia bocca, anzi del tutto a posto quasi la mia bocca. Perché io sono un po' cicciottella di guance, però dentro la bocca un po' metà larga, metà stretta all'interno. Vabbè, non so se mi sono spiegata. All'interno sono stretta di bocca, non ho tutti i passaggi della bocca molto, come si può dire, sparsi. Non ho molta, non so come spiegarmi, insomma, spero che ti sia capito. Che non ho la bocca molto larga dentro e quindi. E per forza di cose i dentisti hanno fatto una fatica che non vi dico una cosa che apriva tutto e che allargava bene bene tutta la bocca. Perché? Perché praticamente io la tutta addormentata, aveva beccato, sembrava addormentato, ovvio, che non potevano operare dentro, però perché? Perché mi hanno dovuto togliere dei denti di giudizio, tolto un molare, quattro